cose potrebbero mettersi abbastanza bene anche per i nostri uomini. Sanno di poter risparmiare compagni di squadra e sanno a questo punto di poter lasciare sulle spalle della ONSE il maggior carico di lavoro. Sentiamo una prima interpretazione da parte di Beppe Saroni e di Franco Cribiori, che saranno qui in postazione con noi in questa giornata. A questo punto della gara, 45 chilometri alla conclusione, abbiamo detto, abbiamo doppiato il capomele e il capocervo, tra poco Berta, Cipressa e quindi il Poggio. Ogni momento potrebbe essere quello buono, potrebbe essere il momento che fa scaturire l'azione decisiva per la Milano-Sanremo. Beppe Saroni. Sì, buongiorno a tutti, hai detto bene tu, qui siamo nella discesa del Capocervo, tra qualche chilometro ci sarà uno dei pochi ultimi tratti di pianura prima di affrontare il Capo Berta. Abbiamo visto, senza nascondersi, la ONSE vuole tenere in mano la corsa, sanno di avere un corridore vincente, il corridore come Gelabert che ha vinto alla grande la Parigi-Nizza. Non temono nessuno in questo momento, cercheranno di fare un'andatura per tenerlo sempre coperto, ma fra i primi, e ci sarà più avanti il gioco delle altre squadre, degli altri corridori che cercheranno sicuramente di staccarlo, cercheranno di attaccare. Abbiamo visto Gelabert, eccolo qui in quarta posizione, poi avete visto Van der Arden subito dietro. Al momento non ho visto nelle prime posizioni corridori come Fondri e Stebugno, Beppe. Sì, ma erano le prime, adesso tieni presente che il gruppo è un po' sfilato, quindi è lungo nella discesa, ma più avanti ritornerà compatto e di nuovo i gregari, di nuovo i corridori porteranno nelle prime posizioni i propri capitani proprio per tenere fuori questi corridori da eventuali cadute, e ecco Fondres, vediamolo assieme, e gli altri proprio per portarli all'inizio delle salite davanti e per non rischiare, per rimanere nella fase buona della corsa. Sentiremo Franco Cribiori tra 5 secondi. Pericolosa, i corridori hanno ottenuto una bella media perché viaggiano sui 43 e la corsa è controllata, chiaramente si deciderà in finale sulle due salite, la Cipressa e il Poggio in particolare, perché sono tutti abbastanza freschi e vedremo se uno avrà la marcia in più come l'anno scorso. Perfetto. E dobbiamo dire una cosa, che Gelabert in questo momento può contare su dei compagni di squadra di grosso spessore. Avete visto Bröking, poi avete visto Zulle e Brunel, quindi veramente dei gregari extra lusso, direi quest'oggi, per Gelabert. Beh, la ONSE è una squadra notevole, comprende nella loro formazione, ci sono più di 30 atleti, quindi possono fare delle ottime scelte. Tra l'altro Bröckling e tanti altri corridori sono veramente dei corridori eccezionali, sono stati dei campioni, quindi avere come aiuto questi validi atleti è sempre importante. Qui siamo nel piano che ti dicevo prima, proprio prima di affrontare il Capo Berta, che è una delle salite veramente più temute e più importanti, e hai visto di nuovo come si è riformato il gruppo compatto e ci sono i vari gregari, i vari collaboratori che tengono davanti i propri capitani. Vogliamo spiegare, Beppe, proprio le caratteristiche di questa parte terminale della Milano-Sanremo, mentre c'è Guidone Bontempi in prima posizione, subito dietro Bontempi c'è Volpi, quindi anche la Ghevis Ballan comincia a tenere le prime posizioni del gruppo, e vediamo che proprio all'ingresso, quasi all'inizio di ogni salita, c'è una vera e propria volata per prendere questi capi nelle prime posizioni, Beppe. Sì, l'ho detto prima, ecco, qui siamo nelle fasi che precede l'inizio della salita e tutti questi capi sono molto, non sono lunghissimi, ma sono molto impegnativi, con delle grandi pendenze, quindi c'è questo lavoro dei gregari per portare il proprio capitano nelle prime posizioni, per fargli prendere lo stappo nelle prime posizioni. Poi è chiaro che il corridore di grandi capacità rimarrà nei primi, e ogni volta che poi si ridiscende e per affrontare il capo e la salita che seguirà successiva, e ci saranno ancora i gregari che tengono davanti il capitano fino a quando ci sarà la grande selezione. E non dimentichiamo che a questo punto per gli atleti ci sono già nelle gambe 260 chilometri. Cribiori. E infatti il discorso è quello, non è come nelle altre gare che hanno fatto fino adesso, dove le distanze erano sui 180 chilometri. La corsa qua comincia dopo 260 chilometri, perché in realtà comincia col Capo Berta, che lo affronteranno fra poco, per cui certi valori cambieranno, certe misure che abbiamo preso nelle altre corse saranno differenti da quelle di questa gara. Infatti soltanto quelli di gran fondo saranno in grado di sviluppare velocità elevatissime sul Poggio per andare alla riva. Ecco Miguel Indurain, che nel retrovie naturalmente si disinteressa di quella che è la bagarre che tra poco vedremo in testa al gruppo. Una domanda a questi due esperti che sono qui di fianco a me: ci sarà l'uomo che riuscirà a fare la differenza su questi capi, oppure dopo 15 anni potrebbe nuovamente riproporsi una giornata per i velocisti? Cribiori e poi Saroni. Ma io penso che sul Poggio qualcuno sia in grado di fare la differenza, perché sono tutti abbastanza risparmiati, per cui se uno ha la marcia in più riesce a tirar fuori quei 100 metri che bastano per andare alla riva. Chiaro che non è facile, però qualcuno ci potrebbe riuscire. Beppe, tu cosa ne pensi?
Sì, beh, probabilmente, beh, qualcuno proverà, certamente, perché i corridori tagliati fuori dalla volata cercheranno e proveranno a fare qualcosa. Difficile dire se ci riusciranno, ma certamente i Fondres, i Furlani, i Bugno, i Ballerini e tanti altri, certamente li vedremo scattare addirittura già dalla Cipressa e poi successivamente sul podio. Però abbiamo visto che in testa al gruppo c'è stato un po' un piccolo passaggio di consegne. Prima era la Once che presidiava il gruppo, ora c'è un po' una lotta tra Gevis Ballan, Lampre Panaria e Brescialat Refin. Vediamo che dalle retrovie sta avanzando qualcun altro. Evidentemente forse la Once ha capito che forse stava rischiando un po' troppo in quel momento. Beh, dobbiamo tenere presente che anche la Once ha tenuto in mano la corsa già nelle fasi centrali della Milano-Sanremo, si è impegnata comunque già parecchi chilometri nel tirare, e quindi probabilmente qualcuno di questi atleti è anche un po' stanco. E poi dobbiamo anche dire che una volta che viene fatto prendere lo strappo al corridore importante nelle prime posizioni, è chiaro che gli altri mollano un po' e si rilassano. Sta iniziando il capoberta, vediamo Volpi nelle primissime posizioni e vedete Jalabert da solo che controlla la situazione, Beppe. Beh, e qui Volpi sta tirando veramente forte in questo momento. Sì, beh, è chiaro, qui adesso per eliminare i velocisti bisogna anche fare dell'andatura veloce, bisogna fare del forcing e quindi sperare poi di fare selezione. È stato preso in questo momento il Berta, è chiaro, Volpi sta facendo una grandissima andatura. Probabilmente i corridori della Gevis, o comunque la tattica della Gevis, è quella di fare questi capi, di fare queste salite ad grande andatura proprio per cercare di stiancare i velocisti. E questo è un argomento interessantissimo. Vedete, al fianco di Volpi c'è Angeledo, proprio uno dei velocisti, non è un vincente, spesso è piazzato nelle volate, però è chiara a questo punto la tattica della Gevis Ballan: cercare di mettere più in crisi, più in difficoltà, almeno per quanto possibile, i velocisti. Quindi ricordiamo che quando si percorrono distanze così ampie, quando si avvicina ai 300 chilometri, anche salitelle non impegnative diventano veramente muri e difficili da valicare. E in quest'ottica ecco il lavoro della Gevis Ballan. Gevis Ballan che può contare, attenzione, Fondries nella scia di Jalabert, e mi sembra di vedere un Fondries che pedala molto molto bene a questo punto della corsa. Possiamo notare proprio la differenza di pedalata tra quella di Volpi, che comunque si è sobbarcato un carico di lavoro non indifferente proprio all'attacco del capoberta, e l'agilità con la quale Maurizio Fondries rimaneva sulle ruote di Jalabert. E io credo che dal punto di vista tattico questa sia una mossa azzeccatissima da parte di Fondries. Se la Once ha lavorato così tanto nel finale è perché evidentemente Jalabert ha detto: sono in grande condizione, è la mia giornata. E immediatamente Fondries si è posto alla ruota di quello che al momento, eccolo lì, lo vedete in seconda posizione, è l'uomo più temibile, Cribiori. Beh, Fondries è un maestro di tattica veramente molto bravo, è uno che capisce al volo le situazioni e sa correre bene, corre davanti, va al momento giusto, non spreca energie. Direi che è un corridore ideale per questo tipo di corsa, per la Milano-Sanremo. E poi è uno che ha la marcia in più, quando è in ottime condizioni è capace di fare quei 5 km e fare la differenza. Per me sono lui e Furlani, due italiani in grado di fare queste cose. Dopo può anche succedere qualcun altro, però non è facile dopo una distanza di oltre 290 km. Vediamo Bobrick e Bartoli. Bartoli è un altro di quegli atleti che nel finale potrebbe inventare qualche cosa di buono. E se la Gevis sta lavorando così, molto probabilmente anche uomini o come Bobrick o come Furlan nel ruolo di guastatori. Oppure quel Zanini che già ci ha fatto vedere un guizzo vincente alla Tirreno Adriatico, potrebbero essere uomini veramente pericolosi nel finale. E non dimentichiamo anche Minali in un ipotetico sprint. Beppe, ecco come vedi la situazione a questo punto, vedendolo da qui mi sembrerebbe un buon Fondries. Sì, tieni presente che mancano ancora parecchi chilometri all'arrivo e soprattutto le salite più importanti, però è indubbiamente importante vedere i corridori che sono lì davanti, che riescono a rimanere nelle prime posizioni in ottima, così, con una buona pedalata, con una buona visione della corsa, vuol dire che sono i più freschi, vuol dire che sono quelli che stanno bene. Vedremo più avanti, qui siamo quasi in cima al Berta, siamo a 39-40 km dall'arrivo, quindi ci sarà una picchiata imperia e di nuovo bagarre per prendere le posizioni e per puntare la Cipressa. E vedete questo allungo di Zülle e Bobrick. Bobrick che naturalmente si è mostrato in grandissima condizione nel corso del Tirreno Adriatico. Zülle davanti, Bobrick è un momento molto particolare. Vediamo se tentano di allungare i due, come diceva Beppe, è un tratto questo dove la strada comincia a scendere, grandi andature. Forse Zülle si è accorto che sta accadendo qualche cosa di strano, sta aumentando, ma mi sembra difficile che il gruppo possa concedere spazio a due corridori così pericolosi come Zülle, il vincitore del Giro di Lombardia, Bobrick, mentre c'è da segnalare nelle prime posizioni del gruppo anche la presenza di Armstrong, corridore molto pericoloso su strappi di questo genere. Zülle
Giulio e non penso sia andato davanti, o comunque questo non è un attacco, è passato nelle prime posizioni proprio per poter fare un'andatura relativamente tranquilla, e vedi che continua a controllare dov'è Jarabel, non ha sicuramente intenzione di attaccare, è solo rimane lì davanti proprio per aspettare gli altri compagni e rifare quel lavoro che abbiamo visto fare prima. Perfetto, abbiamo visto che il gruppo allungatissimo si è riportato su Zülle e Pobrik, qui dietro vediamo Marco Zen della Lampre Panare, mentre chiedo istruzioni alla regia, avevamo una tabella di break da chiamare, diventerebbe molto difficile chiamarli quando arriviamo poi su Cipressa e Poggio, quindi chiedo istruzioni alla regia. Bene, possiamo continuare tutti assieme e tra poco la Cipressa. Beppe, descriviamo un po' ai nostri telespettatori le caratteristiche di questi ultimi 28-30 km di gara con la Cipressa e poi l'erta finale con il Poggio di Sanremo. Sì, qui hanno finito il Berta, siamo nella discesa, tra poco entreremo in Imperia per arrivare poi con alcuni saliscendi ma non molto impegnativi a San Lorenzo a Mare. San Lorenzo a Mare ci sarà la solita bagarre, la solita lotta per prendere quella famosa curva destra e stradina stretta che porta poi alla salita della Cipressa. È chiaro che lì normalmente finisce il grande lavoro dei gregari e delle squadre, da lì in poi è il capitano, è il corridore, è il leader che deve cavarsela da solo, proprio perché la Cipressa è una salita che da livello del mare arriva a 240 metri e arriva anche con delle pendenze attorno al 9-10%, e con queste distanze, con questi chilometraggi, comincia a essere una salita molto impegnativa. Perfetto, allora amici sportivi, mi dicono che è arrivato il momento di chiamare il break. Imperia, tra poco la Cipressa, ci rivediamo tra poco. Amici sportivi, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. C'è un macello. Torniamo in diretta, amici sportivi, siamo nel tratto pianeggiante che anticipa la Cipressa, vediamo Vyacheslav Ekimov nelle prime posizioni, poi Volpi che... Dai, tu pensi sempre a fare ridere gli altri. Saligari in prima posizione, quindi Saligari, Pugno, Volpi, poi abbiamo visto anche Vondriest. Vediamo se il gruppo lo va a riprendere. Saligari che ha vinto una tappa alla Parigi-Nizza, e a tal proposito dobbiamo dire che le squadre che hanno conquistato più vittorie finora sono la ZG Mobili Selle Italia con 12 vittorie, soprattutto grazie a, scusatemi, una tappa alla Tirreno Adriatico ha vinto Saligari la sesta tappa. Dicevo, le squadre che hanno vinto di più, la ZG Mobili Selle Italia con 12 vittorie, la ONSE, la MG Technogym, la squadra appunto di Saligari, 11 vittorie, poi la Mapei GB con 10 vittorie, seguono la Mercatone 1 Seiko con 7 vittorie, la Lotto con 6, quindi la TVM, la Gevis Ballan con 5 vittorie e la Polti con 3. Saligari da solo, diciamo che un po' siamo nella tradizione di quello che è il comportamento tattico di Ferretti. Ferretti sa di poter contare su diverse punte, ha schierato una squadra che non è completamente in appoggio a Gianni Pugno, ma è una squadra che appunto può giocare su diversi fronti. Uno appunto con Marco Saligari, poi ci sono corridori come Pascal Richard, Rolf Sørensen, Fabio Baldato per la volata, così come Chandri, e poi Gianni Pugno che rimane la grande incognita. Attenzione che però Marco Saligari si sta girando, Beppe. Beh sì, la tattica di Ferretti oramai... Mentre, scusami, c'è una foratura di Zanini. Ah, questo è un corridore molto importante e soprattutto in una fase delicata della corsa, forare qui e rientrare è difficile. La tattica di Ferretti oramai è molto prevedibile, oramai lui forma una squadra di corridori attaccanti e da qui in avanti li vedremo scattare continuamente, e gli altri corridori in questo momento della ONSE stanno tenendo alta l'andatura, quindi cercheranno di andarli a prendere. Un brutto colpo questo per Zanini, evidentemente il lavoro svolto da Volpi e da Bobrich, che rimaneva incerto, anziché sfuggire continuava a voltarsi, sembrava proprio finalizzato al colpo finale di Zanini. Un Zanini che si è provato a forare e fuori in un momento in cui l'andatura è particolarmente elevata. Gianni Pugno nelle prime posizioni, sentiamo Saroni e poi Cerbiori. Sì, indubbiamente, l'ho detto prima, e si è visto Volpi lavorare a fare una grande tirata sul capo Berta, e poi Bobrich lì davanti controllare, non sapeva probabilmente cosa fare, probabilmente è stato avvisato dalla foratura di Zanini e quindi è rimasto lì un po' tranquillo. Adesso vedremo, c'è una fase abbastanza tranquilla con leggeri falsopiani, dovrebbe rientrare facilmente. Cribioli. Eh beh certo, forare a 7-8 km da un... Primissima posizione, ne parliamo tra 5 secondi.
primissime posizioni, anche gli uomini della Lampre Panaria, della Polti. Aspetta, come dobbiamo interpretare a questo punto, quando stiamo per arrivare alla Cipressa, la posizione di Gianni Bugno? Si è portato davanti, direi tatticamente è una, qualcosa di molto buono. Beh, è chiaro, se vuoi correre la Sanremo in un certo modo, lì, su queste strade, in questo punto devi essere lì davanti con la squadra. Mentre Volpi che sta chiamando l'ammiraglio, forse un problema anche per lui. Sì, non si riesce a capire cosa sia successo. Non penso che Zanini sia già rientrato. Comunque, ecco, dicevo che bisogna, chi punta la Sanremo, chi vuole provare a fare qualcosa, in questa fase bisogna rimanere davanti e con più compagni possibile. Qui ancora c'è qualche chilometro, l'ho detto prima, di leggero falso piano. Poi quando si girerà a destra, da lì i compagni serviranno fino a un certo punto, perché... Ecco, forse mi sembra di aver visto Zanini, ma qui c'è Bugno davanti. Vediamo cosa sta facendo Gianni Bugno in questo momento. Davanti sarebbe interessante vedere quanto ha guadagnato nei confronti del gruppo, ma sta prendendo la sua scia Gianluca Pianegonda. Ecco quello che si diceva prima, probabilmente è stata concordata questa tattica, ma non è difficile da valutare, proprio perché si sa che Ferretti ha questo tipo, fa correre i corridori in questo modo, e in questo punto è toccato a Bugno, però non mi pare che il gruppo lo lasci andare così facilmente. Seguiamoli assieme, c'è uno scatto, è un uomo della Telecom che prova ad andare a riprendere Gianni Bugno, un Gianni Bugno che ha rotto gli indugi praticamente nel tratto pianeggiante prima di arrivare alla Cipressa, e vedremo un po', è Aldag, Rolf Aldag, che prova ad andare a riprendere l'ex campione del mondo, ha rotto gli indugi, molte moto attorno a Gianni Bugno, mi sembra che stia viaggiando a buonissima andatura, vediamo se riusciamo a vedere più che il primo piano di Bugno, il vantaggio che man mano sta accumulando nei confronti di un gruppo che però, vedete, sta reagendo, quindi molto difficile adesso per Gianni riuscire ad andarsene. Ma se ha delle energie da spendere, io penso che poteva provare più avanti, dove la strada sicuramente è un po' più dura, dove le pendenze sono più dure, però se ha provato lì vuol dire che sta bene, vedi, il gruppo si sta un po' frazionando, però è chiaro che in una fase così, con una strada dove si può fare velocità, il gruppo non vuole mollare nessuno sicuramente. Mi pare che ci sia, oltre la ONS, anche gli uomini della Mercatone. Sicuramente uomini della Mercatone che naturalmente lavorano per Mario Cipollini, in precedenza avevamo visto anche Bartoli delle primissime posizioni, Bugno che viene raggiunto da un altro grappolo di corridori, vedete Aldag, poi Pianegonda, poi Canzonieri che arriva da dietro e poi Lietti, compagno di squadra di Gianni Bugno che si è accodato a questi atleti, tra l'altro tra di loro un'altra volta Edu, il velocista che continua, evidentemente non sa di trovarsi battuto nei confronti di atleti e sicuramente più potenti di lui in un'ipotetica volata come Zanini, come Minali, come altri atleti che abbiamo già nominato in precedenza, e tenta quindi di infilarsi in questa fuga buona. Lietti è andato a dar manforte al suo capitano, però mi sembra che veramente il gruppo in questo tratto di percorso non conceda spazio a nessuno, un gruppo molto attento, come abbiamo detto, qui in ogni momento può veramente materializzarsi la fuga buona, diverse formazioni lì davanti sono molto attente perché sanno che non possono naturalmente dare confidenza, dar spazio a uomini di spessore come Gianni Bugno, fila indiana e tra poco li andranno a prendere. Sì, è una strada, è un tratto di strada dove il gruppo dietro o chi tira nel gruppo può fare alte velocità e andare in fuga qui diventa davvero difficile, probabilmente in questo momento può essere ripreso, però se si fa tirare un po' da Lietti potrebbe arrivare alla curva della Cipressa nelle prime posizioni, quindi cercare perlomeno di rimanere fuori dalla mischia. Perfetto, abbiamo visto nelle ultime posizioni Berzin e Furlan, ci rivediamo tra 5 secondi. Amici sportivi, ricordiamo che l'arrivo quest'oggi sarà attorno alle 4, quindi chiedo istruzioni alla regia se possiamo continuare fino alla fine chiamando i mini break o dobbiamo invece chiamare i break più consistenti, quindi chiedo se dobbiamo chiamarli in questa fase oppure se vogliamo posticiparli a dopo l'arrivo. Ripreso, come vi abbiamo detto, Gianni Bugno, tutti assieme. Beppe, cosa ci dobbiamo aspettare in questo finale di gara? Ma qui è una fase veramente importante, stiamo arrivando al... Dovremmo essere a San Lorenzo? Sì, siamo quasi a San Lorenzo a Mare, qui vedi ci sarà una volata di tutti i corridori proprio per cercare di rimanere nelle prime posizioni, prendere la Cipressa, la curva che vedremo lì più avanti a destra, dove c'è una strada che si stringe notevolmente, è importantissimo e tutti cercheranno proprio di sprintare per arrivare lì davanti. Perfetto, mi è parso di sentire di chiamare il break, chiedo alla regia. Attenzione,
stanno preparando lo sprint prima della Cipressa. Taffi nelle prime posizioni, la prima volta che vediamo un uomo della Mapei, una Mapei che nel corso della Tirreno Adriatico aveva lavorato molto e prima di arrivare al traguardo, salvo poi raccogliere molto poco. Fino adesso la Mapei ha lasciato lavorare moltissimo le altre formazioni. Tra poco si svolta a destra e inizia la Cipressa. Beppe, sì, ecco, mi dicono di chiamare il break. Bene, ci rivediamo tra poco, amici sportivi. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Tutto bene, perché ha tenuto la corsa con un'andatura molto alta, ha evitato cadute e rischi, e infatti è andato tutto bene finora, e senz'altro l'uomo da controllare di più. Grazie Marco, abbiamo sentito dunque che si sta lavorando per Fondris. Vediamo cosa succede davanti. C'è Fabio di Fontanelli, grande, diceva Fontanelli, oltre ad essere un ottimo velocista, e lo ricordiamo vincitore di una tappa al Giro d'Italia di 2 anni fa, sa interpretare alla grande il ruolo di coéquipier. Pochi come Fontanelli stanno chiudere, bloccare una fuga o stanno riportare sotto il leader quando è il momento di attaccare. Fontanelli ora in contropiede. Ed eccoci sullo strappo della Cipressa. Sì, con Cipressa. Fontanelli al comando. Mancano a questo punto circa 25 km all'arrivo. Fontanelli sta affrontando questa Cipressa da solo. 25 km d'arrivo, quando si arriverà sulla Cipressa mancheranno 21 km d'arrivo, e c'è una discesa molto brutta e difficile, molto veloce. I ciclomatori domandano sempre che rapporto sta usando Fontanelli in questo momento. Non lo so, perché non riesco a vederlo, quindi ogni tanto quando li vedo mi lo dicono sempre. Adriano ti chiede sempre i rapporti, ma cerca di impararli, non lo so perché non si vedono, quindi è difficile. Diciamo che però... è triste dover dire dalla tua epoca. No, sono cambiati tutti. Una volta usare l'11 in volata era roba da follia, i De Filippi, no, già il 13. Colpi, si lanciava il 50-14, adesso fanno le volate con l'11, robe da mezzo fondisti. Hanno anche fanno delle medie diverse, molto più veloci, occorre molta più potenza, e i corridori si preparano diversamente. È cambiato un po' tutto il ciclismo, perché se pensiamo che cominciano, ecco questo. E Gelfi, attenzione, Gelfi che ho visto molto bene, Gelfi con questo look alla via. Gelfi, Belli e Sciandri. Sciandri dietro Gelfi e Belli. Vediamo la reazione del gruppo. Ricordo, davanti Fontanelli, corridore particolarmente veloce. La ZG Sall'Italia ha perso nel corso della gara Ferrigato, e però vediamo che la Onze sta rispondendo. La Onze che, come vi ho detto, aveva preso nettamente in mano la corsa prima dell'inizio dei capi, era rimasta davanti sul capomele, poi ha lasciato spazio ad altri. Abbiamo visto qualche fiammata, direi abbastanza timida, da parte di alcuni uomini. Gianni Bugno ha provato con Lietti, che è andato a dargli manforte, ripresi, e all'inizio della salita della Cipressa ecco Fontanelli che scatta, sta per essere ripreso da Gelfi, Belli e Sciandri, però vedo che il gruppo sta rimontando posizione. Eccoli qua, Gelfi che è già arrivato secondo ad una Milano-Sanremo, Belli, compagno di squadra di Fondri, e sta alla Lampre Panaria, che adesso tira questo drappello di fuggitivi. Poi vedete Fontanelli che è stato l'iniziatore di questo tentativo, però da dietro vedo una maglia gialla della Onze che sta riportando sotto il gruppo. Beppe. Sì, sono momenti abbastanza difficili. È chiaro che i corridori, i compagni di squadra di Gelabert, cercano di tenere cucito il gruppo. E Richard il quarto. E quindi ecco, è un momento difficile proprio perché non bisogna aumentare l'andatura più di tanto per non stancare il corridore veloce che è Gelabert, ma non bisogna nemmeno lasciare andare più di tanti corridori proprio perché la corsa non sfuga di mano. Criviori, come dobbiamo interpretare quello scatto in precedenza di Gianni Bugno? Beh, un corridore che ha paura a stare in gruppo, evidentemente non amava la bagarre prima della salita e ha provato, e solo che non ha trovato dei buoni compagni, ne ha trovato solo uno. Richard è partito. E qui Richard sta allungando, dobbiamo stare molto attenti perché è un corridore particolarmente pericoloso, è un altro di quegli atleti che è arrivato al successo in questo inizio stagionale, ci ha già fatto vedere in passato di quali cose è capace. E ricordiamoci, da parte di Richard, la grandissima amarezza, il grandissimo veramente sconforto nel perdere nel mese di ottobre il Giro di Lombardia praticamente a 300 metri dalla conclusione. Sì, è andato molto forte, ha vinto una tappa della Parigi-Nizza da solo, però qui è partito, ma non mi pare che abbia la grande condizione per poter staccare gli altri dietro. Sai, qui è una Sanremo, tutti ci tengono, tutti lavorano, e quindi mi pare che sia stato raggiunto in questo momento, ma sicuramente di uomini dell'MG ne vedremo partire ancora. Un Richard che ha compiuto 31 anni 2 giorni fa, resiste davanti, dicevamo,
in precedenza, è la tattica della MG Tecnici, lanciare uno dopo l'altro i propri uomini all'attacco. Abbiamo visto prima Saligari, poi Gianni Bugno, adesso è la volta di Richard, vediamo Zülle, una volta ancora Gelfi che reagisce a questi continui attacchi, anche se mi sembra un po' appesantita al momento l'azione di Richard, che continua a mulinare su un rapporto abbastanza pesante. Vedete, siamo a 27 km e 300 metri dalla conclusione, siamo praticamente, stiamo per scollinare sulla cipressa con Richard, Zülle, Gelfi nelle prime posizioni, Jalabert sta scattando, Jalabert, rapporto lunghissimo per lui, Bobri che prova a rispondere, Rebellin e Bartoli nelle prime posizioni, anche Fondri stava guadagnando posizioni, ma è andato via veramente molto molto bene Jalabert, vediamo se riescono a rispondergli. Beppe, beh, questo è, qui siamo sulla fase proprio più difficile della cipressa, hai visto Zülle che prontamente andava davanti proprio per far rallentare, per non invogliare le fughe. Ecco, qui siamo nei primi, sì, quando siamo nei primi tutti i migliori sono qui, però ha risposto benissimo a Jalabert. Certo, però ecco, un uomo della carriera sta scattando, però ecco, questa grande condizione di Jalabert ci lascia veramente così, veramente di stucco, si è riportato davanti con una grandissima facilità. Abbiamo visto veramente un attacco prodigioso, è partito con un rapporto durissimo, ma lo spingeva con disinvoltura. E attenzione, c'è uno scatto, dovrebbe essere Zberg nelle prime posizioni, Zberg che va a riprendere il connazionale Pascal Richard, quindi Richard e Sberg, e dietro il gruppettino di Jalabert. Attenzione, Jalabert che parte ancora. I primi, se non riesce ad accodarsi e dietro nessuno collabora, la corsa è persa. Cribiori. È un momento abbastanza difficile certamente della gara, e tutti stanno sfruttando un po' il lavoro della ONCE e stanno tutti a guardare sto Jalabert che scatta in un modo meraviglioso. Hai visto con che rapporto è partito? Certo, e cercano di fargli bruciare però le polvere che ha, e qua è il gioco, e ognuno cerca di fare il furbo il più possibile per arrivare al poggio nelle migliori condizioni, dove uno scatto di questo tipo sul poggio può essere definitivo. Può essere lo scatto definitivo, però stiamo vedendo uno Jalabert in condizione straordinaria, ma non starà spendendo un po' troppo continuando a scattare in questo modo, Beppe? È quello che sperano i suoi avversari. Infatti speriamo che spenda molto e che invece i Fondrest in particolare e magari i Fulan stiano tranquilli e lo facciano sulla seconda parte del poggio. Di Richard cosa ne pensate? Lui è un grande corridore, questo è un corridore pericoloso, se si prendono è una bella coppia, però ci sono ancora molti gregari dietro che possono organizzarsi e lavorare per riprenderli. E sono gli Svizzeri che in questo momento hanno in mano la corsa, questo Beatsberg, compagno di squadra di quel Chiappucci che aveva provato un improbabile attacco quest'oggi sulla discesa del Turchino, ed ora Sberg in prima posizione, Richard subito dietro e a una decina di secondi credo il gruppettino con Jalabert, con Fondres che aveva risposto molto bene, un Fondres che non ha risposto di rapporto, ha cercato di riportarsi sotto Jalabert, e credo che da questo punto di vista sia la tattica migliore a questo punto. Sì, in questo momento bisogna anche rimanere un po' tranquilli, con i nervi saldi, proprio per non continuare a rispondere continuamente a tutti gli attacchi degli altri, bisogna cercare anche di rimanere tranquilli. Qui siamo nella fase finale, siamo a 500 metri dal Gran Premio della Montagna della Cipressa, che è a 21 km dall'arrivo. E sempre Sberg e Richard si voltano, naturalmente chiediamo aiuto a Trezzi che è in collegamento con Radio Corsa per sapere il vantaggio al momento, il vantaggio esatto di Sberg e Richard, abbiamo detto 8-10 secondi circa tra i due, come abbiamo detto stiamo per arrivare sulla cipressa, vediamo se ci fanno vedere, il gruppo è allungatissimo, Jalabert sempre lì davanti con il numero 24 nella scia di Jalabert, c'è Davide Rebellin, poi abbiamo visto Bobrik, corridore molto pericoloso in fasi di gara come questo, gruppo allungatissimo a testimonianza della grande andatura, discesa, una discesa di circa 4 km, poi parte pianeggiante prima di arrivare al poggio di Sanremo. Abbiamo ancora un break da chiamare, io direi che questo potrebbe essere il momento opportuno per non perderci le fasi poi salienti sul poggio. Allora, ci vediamo tra poco, amici sportivi. Il campione del Belgio, Borada Abdoujaparov. Se mai la corsa dovesse terminare, ovviamente sarà un po' difficile con una volata, ovviamente mancheranno due protagonisti molto attesi come Abdoujaparov e Svorada, che adesso non so francamente quanto sia in ritardo, comunque sono molto lontani. Adesso siamo in mezzo ad un altro gruppettino, riconosciuto Colotti, un altro uomo della Banesto, è proprio Rouet, e vi ricedo la linea, siamo per cominciare la discesa.
Ecco, infatti vediamo anche con le nostre immagini in testa, già è cominciata la discesa. Brevissima pausa e torneremo in diretta dalla Sanremo. Dunque, di destra la coppia elvetica Sberg-Richard che sta guidando nella discesa della Cipressa. La Cipressa aveva uno sviluppo di circa 6 km, 6,5 km per quanto riguarda la salita. Adesso i corridori sono in questo tratto di discesa, vanno di nuovo a innestarsi sulla via Aurelia, poi attraverso Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Arma di Taggia usciranno di nuovo per andare ad affrontare lo strappo del Poggio. E attenzione, c'è ancora Fontanelli che si sta producendo in un allungo. Fontanelli impegnatissimo per recuperare i 6 secondi di ritardo nei confronti della coppia rosso-crociata composta da Pascal Richard, il numero 25, difende i colori della M della Carrera Tassoni. Come vanno le cose sul Poggio, Paganini? Sì, siamo Paganini, ci sei? Sì, sono qui, sale la febbre della corsa qui sul Poggio. Molta gente? Moltissima gente, gente che sta ancora arrivando in bicicletta, a piedi. Devo dire che qui sul Poggio c'è un forte vento, questo potrebbe un po' disturbare i corridori. A te la linea. Grazie Paganini. Ecco, abbiamo visto anche nel riquadro la situazione al Poggio, dove ormai i corridori sono vicinissimi, sono attesi da pochi minuti. Ecco, Fontanelli ha completato il suo inseguimento sulla coppia di testa, in effetti sta lavorando molto bene il compagno di squadra di Stefano Colagé e la corsa resta incertissima, resta veramente aperta e sicuramente dal punto di vista spettacolare questa incertezza contribuisce. Fra l'altro c'è da dire anche che la giornata, sia pure non caldissima, è bella, luminosa e quindi indubbiamente favorisce anche, lo diceva prima Paganini, sul Poggio l'afflusso dei tifosi, insomma un impatto con il grande ciclismo e con la riapertura della Coppa del Mondo, con questa classicissima d'apertura, veramente nel segno della grande tradizione. E Vittorio Adorni, un purista dello stile che si inorridisce quando vede Pantani con quella sua strana posizione, allora cosa hai da dire? Io dico solo che si può rischiare certe volte, ma non sempre. In questo caso Fontanelli non c'è nulla da dire, ha rischiato anche lui, perché in fondo andare giù con modo in discesa, ma Pantani lo fa spesso, continuamente, quindi dico che è molto rischioso per uno come lui che corre in un Giro d'Italia, un Giro di Francia, quindi bisogna stare sempre attenti, perché magari una caduta un giorno può mettere in pregiudicato tutta la classifica. Quindi uno che deve vincere una corsa a tappe, un Giro d'Italia, Giro di Francia, o che corre per le prime posizioni, non deve rischiare certe volte. Deve essere... sportivi in discesa, attenzione, una caduta, stiamo rivedendo una caduta nella discesa della Cipressa, una discesa nella quale Fontanelli si è espresso veramente alla grande, pugno nelle prime posizioni, in precedenza Chiappucci nella sua scia, in precedenza Richard, Fontanelli, Zanini nelle primissime posizioni e pugno una volta ancora davanti. Siamo nel tratto pianeggiante che anticipa il Poggio di Sanremo e credo che la gara si deciderà lì, o uno scatto da parte di un corridore che può fare la differenza, come abbiamo visto in precedenza da Jalabert, a cui però ha risposto ottimamente anche Maurizio Pondies, oppure Volatona qui in via Roma a Sanremo. Beppe, qui stanno ancora scattando, Chiappucci, pugno lì davanti, poi vediamo con il numero di gara 95, c'è Canzonieri, qui ci stanno riproponendo la caduta, è anche molto brutta, della discesa del Poggio, era un uomo della Telecom, mi sembra Uverab che è caduto a terra, lo stiamo vedendo. Due uomini della Telecom caduti e dobbiamo dire che in questa fase, veramente su questa discesa pericolosissima, ha fatto numeri veramente egregi Fontanelli. Sì, indubbiamente, ma qui ci sono due o tre curve pericolosissime. Chiappucci, pugno davanti. Pericolosissime, hanno fatto, hanno usato tantissime cadute negli ultimi anni. Ci vediamo Chiappucci con una posizione aerodinamica. Beh, qui si è formato un gruppetto di 20-25 atleti, penso che siano i migliori, abbiamo visto Chiappucci, Bugno e Gelpi, però sicuramente lì dietro ci sono tutti i migliori in questo momento. Qui ci sarà un'altra bagarre, un altro forcing, proprio per, dopo aver attraversato Arma di Taggia e la famosa galleria, è proprio per prendere nelle prime posizioni l'ultima salita, quella veramente importante, che è quella del Poggio. E continuano a scattare, stanno rispettando proprio in pieno quello schema tattico che vi avevamo illustrato in precedenza, proprio uno dopo l'altro continuano a scattare. E dobbiamo ricordare un'altra cosa, 17 km alla conclusione,
e Chandri adesso, e dobbiamo ricordare che la MG Technology, ma anche un uomo pericolosissimo in un'ipotetica volata finale, stiamo parlando di Baldato che finora non si è mai visto lì davanti, hanno continuato a scattare, eccolo lì, hanno continuato a scattare a ripetizione i suoi compagni di squadra, mentre vedete Musseu, l'abbiamo visto dall'alto, e Cipollini davanti, a centro gruppo, tranquillo, Cipollini sa che deve tenere duro sul poggio e vedremo se a quel punto qualcuno avrà le gambe per fare la differenza, però diciamo che tatticamente la stanno interpretando nel modo migliore, secondo quelli che sono i dettami di Ferretti, gli uomini della MG Technology. Beppe? Beh, ovviamente ci sono rimasti dei velocisti lì davanti molto temibili, alcuni corridori come Ballerini, ho visto, come Musseu, come Fondes, come Chiappucci, come tanti altri, ci sarà questo gioco, ci sarà questa lotta qui sull'ultima salita del poggio, questi corridori cercheranno di far staccare i corridori veloci che li abbiamo nominati prima. Ecco, il tema sarà, tattico sarà questo, ci sarà i Fondrest, i Musseu, i Ballerini e tutti gli altri che cercheranno di staccare i velocisti. A quanti chilometri siamo dal qui poggio? Qui siamo a 15 chilometri dall'arrivo e a 6 chilometri dal poggio. Bene, allora mi dicono che devono chiamare un altro break prima delle 4, lo chiamiamo ora in modo da poter vedere la salita del poggio, anche se comunque c'è uno scatto in questo momento di Zaina. Bene, ci risentiamo tra poco, amici sportivi, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Direttore della Gazzetta dello Sport. Mi pare, se non ricordo male, che nella Sanremo del 90, quando vinse Bugno, fece un'azione di questo tipo, andò via con Bugno. E poi insomma tutto finì lì, ma comunque è un corridore che non ha mai finito di farsi notare. Non ha mai finito di attaccare. Non ha mai finito di attaccare, ha uno spirito proprio abbastanza battagliero e mi pare sorprendente. Quando io parlavo di canzonieri 5 anni fa mi pigliavano un po' in giro perché... Quindi ammetti di essere stato un tifoso di canzonieri. Adesso hai ragione perché va sempre all'attacco. Mi affascinava la possibilità di un titolo così strano, un siciliano che vince a... Questo è Mark Wouters. Allora il belga Mark Wouters di questa formazione diretta da Jan Raas, mentre noi approfittiamo della presenza di Rossignoli per chiedergli per favore di portare appena possibile, ma eccolo qua, Christian Salvato, allora autore protagonista di questa lunghissima fuga, Wouters con Lelli. Innanzitutto Christian, un invito. Domani ti aspettano, penso che sia un giusto premio, ti aspettano a quelli che il calcio. L'appuntamento è alla RAI a Milano alle 13.30. Mi fa piacere perché anche una trasmissione che seguo volentieri, Fabio Fazio... Non era preparata questa intervista. No. Però mi fa molto piacere, ecco, mi dispiace di non aver terminato la corsa, ma quando mi ha ripreso ho fatto una ventina di chilometri e poi... La spina era già staccata, il mio obiettivo era quello di arrivare più in là possibile, purtroppo la Onse e anche Chiappucci hanno fatto un grande lavoro, speravo andare in là qualche chilometro in più, ma credo che sia buono quel che ho fatto. Allora complimenti a Cristian Salvato, ti confermo l'appuntamento domani alle 13.30 alla sede RAI di Milano in Corso Sempione per partecipare alla trasmissione di Marino Bartoletti, vale a dire quelli che il calcio, naturalmente, siccome noi andremo avanti a lungo, se ti devi cambiare, se devi asciugarti, allora siediti, rimani qui perché sarai il primo degli ospiti che attendiamo, il secondo è già arrivato, è Felice Gimondi che ha vinto la Milano Sanremo con la maglia di campione del mondo. Domandina facile per Vittorio Adorni, quali sono stati i corridori che con la maglia di campione del mondo hanno vinto la Milano Sanremo? Facile. Ha vinto Saronni, ha vinto Gimondi e poi ha vinto... appunto il tuo Merckx. Amico Merckx. Merckx che ha il record. Ma Merckx di vittorie, ha vinto talmente tante che le ha vinte sia con la maglia di Gimondi che le altre. Ed eccoci ancora con il gruppo compatto, breve pausa. Si è abbastanza ristretto, però hanno ancora dei compagni che lavorano, per cui corrono coperti e tranquilli, attaccheranno il poggio, cercheranno di stare davanti e non farsi staccare. E qui adesso è la Mercatone 1 che sta entrando in azione adesso. Infatti stanno lavorando in modo che Cipollini sta tranquillo, gli scatti della MG risultano vani perché appunto questi inseguono, anche poi se si fermano non c'è nessun problema, e direi che tutto si decide lì. Direi che adesso è un po' Mercatone 1 e Gevis Ballan che cercano di prendere la testa del gruppo, logicamente per loro è importantissimo, Chandri che prova la stoccata, importantissimo per loro riuscire a portare gli uomini veloci, cioè Cipollini, soprattutto Cipollini per quello che riguarda la Mercatone 1 e Zanini per la Gevis Ballan
all'arrivo qui in Vola. Eccolo qui, lo vedete con il numero 4 Zanini nella scia di Volpi. Sì, soprattutto con questo lavoro tengono i loro velocisti tranquilli, perché altrimenti dovrebbe esporsi anche Cipollini o Zanini. E rimangono al coperto. Stanno coperti, rischiano il tutto e gli altri fanno un gran lavoro ed è gioco di squadra vero che si deve fare. Vedete Volpi, Zanini, un Zanini che si mette in quelle prime posizioni perché sa eventualmente di poter rispondere a qualche scatto. Beppe. Beh, Zanini è un corridore parecchio veloce, l'ha dimostrato alla Tirreno Adriatico, e soprattutto è un corridore anche capace di poter scattare, quindi è un lo corridore prevedibile. L'anno scorso è stato l'ultimo a lasciarsi proprio a cedere a quell'attacco di Furlan. Attenzione perché anche Fonder sta guadagnando posizioni, mi è sembrato di vedere nelle prime posizioni anche Cimil, che in questa settimana ha proprio studiato metro per metro questo tracciato della Milano-Sanremo. Cimil è uno dei corridori con Zanini più pericolosi e tra l'altro tra questi metterei anche Conice, che non ho visto ma dovrebbe essere nelle prime posizioni. Direi che mai come in questa Sanremo c'è veramente un equilibrio di forze e soprattutto c'è da così interessante vedere questo scontro tra questi passisti scalatori e invece questi passisti veloci. Beppe, cosa dici? Riuscirà qualcuno a lasciarsi alle spalle i velocisti? Velocisti che al momento sono fianchi, ogni velocista ha almeno due o tre compagni di squadra che possono lavorare per lui. È difficile dire, però ecco, quello mi sono accorto. E guarda proprio come la Gavis Ballana ha chiamato a raccolta proprio i suoi uomini per proteggere Zanini. Sì, qui siamo proprio vicini all'ingresso della salita del Poggio e quindi eccola qui, stanno affrontando in questo momento e ben qui si risolve la Sanremo. Quindi o scatta qualcuno in questo momento oppure e arrivo allo sprint dopo 15 anni e Beppe di sprint su questo rettilineo ne ha fatti diversi, Beppe. Beh, io ero un corridore molto veloce, ma quando sono arrivato qua in volato sono sempre arrivato secondo, ho dovuto staccarli tutti per vincere, quindi. Però questo è un momento veramente importantissimo, dobbiamo seguire questa gara metro dopo metro perché veramente in qualsiasi momento potrebbe verificarsi lo scatto decisivo. Bobrik nelle prime posizioni, Bobrik, vediamo se tenta la sortita individuale. Conice, eccolo qua, ne parlava in precedenza Beppe, diceva non l'ho visto ma è un corridore da tenere presente. Zanini nella scia di Konishev, forcing della Gavis Ballan, poi abbiamo visto passare Fondriest e Chalabert nella scia di Fondriest, e qui non bisogna più attendere, corridori di questo calibro devono provare ad andarsene, ma sta facendo un gioco di squadra veramente preziosissimo per Zanini. Vladislav Bobrik che è davanti, tiene alta l'andatura proprio per rendere particolarmente difficile il compito di Fondriest, di Bugno, di scattisti che cercano di andarsene in questo punto. Beppe. Ma indubbiamente Bobrik stava lavorando, oramai il lavoro della Gavis è chiaro, stanno lavorando tutti per Zanini. Chalabert si è messo a ruota di Fondriest perché sa che proverà, più avanti proverà un altro corridore che tenterà qualcosa e sicuramente Konishev. Seguiamoli assieme. Konishev mi sembra rimanere molto bene alla ruota di Bobrik, vedete Bobrik in prima posizione, quindi Konishev in seconda, Zanini in terza, poi c'è Canzonieri in quarta, Maurizio Fondres nella scia di Fondres, c'è Chalabert e poi Ekimov più indietro, non vedo Puglio. Cipollini in settima posizione, nella scia di Cipollini c'è Baldato, quindi c'è questo marcamento per lo scatto Fondriest e Chalabert e per la volata Cipollini-Baldato. E indubbiamente sono ancora tutti qui, io penso che cominceranno gli scatti proprio dopo il Gran Premio della Montagna, proprio dopo quella famosa chiesetta che c'è in cima al Poggio. Lì c'è un drittone, un rettilineo di circa 300 metri e con pendenze abbastanza ripide, è lì il momento in cui chi avrà le energie tenterà di far qualcosa. E dobbiamo dire che però stanno rischiando molto gli uomini della Gavis, perché non dimentichiamoci che in una volata c'è un signore chiamato Mario Cipollini che sugli sprint non è secondo a nessuno. Beh, indubbiamente, anche se non ha corso negli ultimi giorni è sempre temibile, ma sai, io penso che qui succeda qualcosa. Attenzione, 8 km alla conclusione, è veramente splendida l'azione di Bobrik e Zanini che gli rimane a ruota con Konishev in terza posizione. Scrivioli. Sì, sta facendo il lavoro di Berti l'anno scorso, sì. Bisogna vedere se poi il risultato sarà uguale, perché sono lì tutti molto, molto bene, li vedo abbastanza in linea. Il problema viene adesso, che c'è un cambio di pendenza, no? C'è un passo piano e poi la rampa finale. E questo cambio di pendenza è sempre quello che ha fatto male e dove può partire un corridore. Vediamo se parte Chalabert o Fonde, se abbiamo visti uno dietro l'altro, Beppe. Sì, questa era una curva pericolosa, ho visto troppe moto lì vicino ai corridori e è successo tante volte delle cadute, oramai le cose si sanno, dovrebbero rimanere più lontano dai corridori, però alla parte difficile finita qui si arriva sul rettilineo che ti dicevo prima e chi avrà energie potrà cominciare a scattare. Vediamo, Bobrik, Zanini, Konishev, Fondriest, mi sembra Chalabert sui pedali, vediamo se scatta. E qui è proprio il lavoro che l'anno scorso
Asbo, e qui si stanno allungando, vediamo Cipollini che cerca di rimanere agganciato agli altri, Baldato un po' più indietro, poi vediamo passare Sciandri, Sørensen, poi Gelfi, Fontanelli qui indietro, e qui si stanno allungando veramente tanto. Splendido il lavoro di Bobrić, sempre in seconda posizione Zanini, in terza Konishev, in quarta Mondriest, 5 km, qualcosina in più alla conclusione, e poi Jalabert più indietro che non è ancora riuscito a scattare. Questo è Yates con altri corridori, naturalmente sgranato, avete visto passare adesso Bortolami, vincitore della Coppa del Mondo, completamente sgranato il gruppo, ma è importantissimo rimanere nelle prime posizioni. Sì, Zanini non è... Sta scattando Pondriest. Eccolo qua, è vediamo, bene, la ruota. Però. Vediamo, ma mi sembra che tenga molto bene per il momento Jalabert. Vediamoli assieme. Parte Maurizio Pondriest. Rapporto durissimo per Jalabert. Sembra avere la forza di rimanergli appresso. Vediamo se ce la fa Maurizio a liberarsi della compagnia del francese. Partenza decisissima da parte di Pondriest, ma Jalabert mi pare con un rapporto più lungo di quello di Pondriest sta resistendo. Cribiori. Speriamo che non gli parta lui adesso, perché se parte Jalabert va all'arrivo a questo punto. Speriamo che vadano d'accordo e vadano in due all'arrivo. E qui si sta un po' materializzando quello che accadde nel 1988. Pondriest, questa volata, 6 km dalla conclusione, Pondriest, Fignon, con Fignon che è riuscito a prevalere. Pondriest in quell'occasione aveva risposto al francese, qui abbiamo un altro francese, l'eterna speranza transalpina, questo Jalabert uscito in grandissima, e guardate che vuoto che hanno fatto. Però non dimentichiamoci che il traguardo è stato spostato rispetto a due anni fa, Konishev e forse Bartoli nella sua scia. Ma stanno, e Pondriest davanti. Stanno rischiando anche tutte e due, perché in questo momento anche conviene anche a Jalabert tirare, oramai è stato fatto il frazionamento, il distacco c'è. Jalabert rimane a ruota però. E cercare di far entrare gli altri diventa pericoloso per tutti e due. In questo momento Jalabert non vuole passare, rimane il lavoro tutto sulle spalle di Pondriest, ma d'altra parte è il corridore più veloce che cerca di risparmiare. Cribiori. E se non passa è un errore gravissimo, perché rischia di rientrare. Qui adesso curva a sinistra, inizia la discesa. Sì, comincia la discesa, abbastanza pericolosa, per cui se non vanno d'accordo che non tirano tre due e non guadagnano, li riprendono certamente, perché dietro ormai giocano il tutto per tutto. E qui hanno 4-5 secondi di vantaggio, finché l'arrivo era in corso Cavallotti poteva essere un vantaggio ancora abbastanza buono. Dalla fine della discesa all'arrivo c'è ancora troppo spazio, i 5 secondi sono veramente pochi, Beppe. No, non hanno grande vantaggio, e se non c'è collaborazione sicuramente verranno presi da quei 4-5 corridori dietro, e tra l'altro si potrebbe formare poi nel tratto pianeggiante da venire qui all'arrivo un gruppo un po' più folto comprendente i velocisti che sono lì dietro. E abbiamo visto che i velocisti si avvicinavano abbastanza, Trezzi ha cronometrato 9 secondi di vantaggio sul gruppo dei velocisti. Vediamo che Jalabert ora prova a passare davanti, sarebbe importantissimo in vista di una volata 2 per Maurizio respirare un po' dopo lo scatto, dopo la progressione che ha proposto sul poggio. No, anche Jalabert ha capito che questa dovrebbe essere la fuga buona, e anche per lui è ora di rischiare qualcosa, è il corridore più veloce, quindi dovrebbe collaborare. Vedi, non hanno tantissimo, dietro stanno venendo giù molto molto forte. 8 secondi ed è molto probabile un ricongiungimento, cerchiamo dall'alto di riconoscere i corridori che inseguono, visto una baglia azzurra della Gavis Balan, potrebbe essere quella di Zanini. Beppe. Sì, Zanini è rientrato su Konishev e Bartoli, sicuramente un altro corridore che non sono riuscito a capire chi è. Quindi Zanini, Konishev e Bartoli, e Maurizio che prova attenzione, c'è Jalabert che ha qualcosa da dire, molto probabilmente alla moto, e qui stanno rischiando veramente tanto, Beppe. D'altra parte la Sanremo si decide anche in discesa, e chi ha un po' di energie è il corridore che scende meglio in discesa. Sai, qui è una situazione anche molto molto rischiosa, qui bisogna decidere per Pondriest, deve, anche se sa di arrivare con Jalabert e poi di essere battuto perché è un corridore molto veloce, qui si tratta di giocarsi tutto per tutto, non bisogna tentennare, rischiare per rischiare, bisogna dare tutto. E forse hanno guadagnato qualche cosa, vediamo che da dietro naturalmente provano a riportarsi sotto, dovrebbero essere Konishev, Zanini, Rebellin, il quarto uomo dovrebbe essere Rebellin e quindi Bartoli, gli erano chiamati all'appello, lo dicevamo, gli scattisti. Pondriest e Jalabert si erano marcati strettissimi sia sulla cipressa sia sul poggio, è stato Pondriest a rompere gli indugi, però con grande disinvoltura ha saputo rispondere Jalabert, ed ora i due provano a entrare qui in via Roma a Sanremo con un margine di vantaggio, 8 secondi per Jalabert e Pondriest, credo anche qualcosa di meno nei confronti di Bartoli, Zanini, Konishev,
e Rebellini, quattro inseguitori rispetto a Fondres e Jalabert. Beh, guarda, comunque bravo Fondres, che nonostante sa di aver a ruota un corridore che lo può battere, sta giocandosi il tutto per tutto. Continua a tirare senza indugi. Continua a tirare con grande convinzione, e beh, d'altra parte il corridore che ha carattere, che ha classe, si vede in questi momenti e lui lo sta dimostrando. Scribione. Ma io rischierei di più, perché io sono convinto che se rallenta l'altro passa, e questo sta sfruttando Fondres in un modo esagerato, per cui deve essere abbastanza lucido e rischiare qualcosa, rallentare e farlo passare. Se non passa, aspetta la volata con quelli dietro. Sette. Sì, sì, beh, no, certo, certo, d'altra parte, lì a questo punto anche Jalabert si gioca anche lui la sua Sanremo, e se non collabora... Ed ecco che passa. Ma probabilmente, sai Franco, probabilmente in discesa non ce la faceva a passarlo, perché andavano giù parecchio veloce. E vediamo, però, adesso, siamo a 2 km 8 dall'arrivo. Però adesso non sta tirando con convinzione, no. questo è passato davanti ma non tira. E vedete che immediatamente Maurizio passa davanti. Maurizio sa che se rientrano da dietro c'è un corridore veloce come Zanini. Ed eccolo qua, qui siamo, dovrebbe essere la telecamera sul casco del cronista in moto, sempre davanti Fondres, sta facendo un po' il furbo Jalabert, vediamo quanto hanno di vantaggio, ancora abbastanza buono nei confronti dei quattro inseguitori. Sì, siamo entrati adesso sull'Aurelia, avranno 5-6 secondi massimo, e qui si decide la Sanremo, se c'è un rallentamento dei primi due vengono presi subito, mentre dietro bisognerà vedere sull'Aurelia, sul piatto, chi prenderà l'iniziativa. Dovrebbe provare a rischiare un po' di più secondo te Maurizio in questo momento, lasciare davanti Konishev e rischiare il tutto per tutto in una volata, ma lasciando lavorare un po' il francese dopo il grande lavoro svolto da lui in salita e poi del tratto in discesa. Però vedete che come si mette davanti Jalabert, l'andatura cala, vediamo il vantaggio sui quattro. Sì, discreto il vantaggio, però sai, dietro sicuramente sono più avvantaggiati. Quando si gioca la Sanremo per il primo posto ci può stare anche un piccolo marcamento lì davanti, che è quello poi che condiziona la corsa. Diciamo che sulla carta Jalabert dovrebbe essere più veloce di Maurizio. Sì, appunto, per quello che dovrebbe essere quello che dovrebbe prendere un po' di più l'iniziativa, anche perché sa di essere superiore a Fondes in volata, anche se io in questo momento in un arrivo di questi due non darei scontata la vittoria di Jalabert. E ce l'auguriamo tutti. Cribiori, 6 secondi di vantaggio per la coppia Fondres Jalabert su Bartoli, Zanini, Codice e Rebellin. Cribiori. Ma io penso che ce la possa fare, perché dietro c'è sempre qualcuno che si risparmia per la volata, per poter vincere, e del resto questa gara si vince anche rischiando, soprattutto rischiando forte negli ultimi 2-3 chilometri, che basta saltare un cambio per respirare e poter vincere. Siamo a un paio di chilometri dalla conclusione adesso. Sì, infatti deve stare attento Fondres e farlo passare un po' di più. Ultimo chilometro adesso, scusatemi cittadini, ultimo chilometro. Fondres ha fatto passare Jalabert, può accadere veramente di tutto. Curva, sì. Siamo alla curva, può accadere veramente di tutto, amici sportivi. Qui è importantissimo, oltre naturalmente alle energie che restano nelle gambe, riuscire a giocare d'astuzia. Già Maurizio su al Milano Sanremo nell'88 ha perso la volata con Laurent Fignon, e diciamo sulla carta più veloce Jalabert, come dire attenzione, no, sta rallentando, sta rallentando, e questo vuol dire grossissime chance per i quattro inseguitori di rientrare, e qui Jalabert ha fatto passare davanti Maurizio. Purtroppo sai, qui il corridore italiano ci tiene di più ed è quello che prende l'iniziativa. Jalabert lo sa, sono lì, se rallentano ancora un po' sono, viene... sono rimasti in tre. Konishev va forato, vedete, Zanini parte, Rebellin. È un marcamento ossessivo, al momento Jalabert ha grossissime possibilità di farcela, incrociamo le dita e seguiamo questa volata, vediamo se Maurizio mi sembra sia partito. È costretto a partire lungo per forza, non ha altra soluzione. È partito Jalabert ed è partito molto bene, Maurizio si accoda, Jalabert sempre davanti, ed è Jalabert, amici sportivi, che vince la Milano Sanremo. Secondo Maurizio Fondres si allarga le braccia, terzo posto per Zanini davanti a Rebellin e quindi Bartoli in quarta posizione, gesto sconsolato da parte di Fondres, poi vediamo Fontanelli, poi Konishev che ha forato nel finale, Chiappucci e poi Baldato, Schibbi e Baldato, con Schibbi davanti, poi abbiamo visto Musseuv anche, peccato, veramente un peccato per questo finale, è stato molto bravo Fondres. Gesto sconsolato, allargato le braccia, come dire, più di così non potevo fare. Beh, d'altra parte ha ragione, lui ha giocato tutto quello che poteva giocare, certo Jalabert si sapeva era in grande condizione, l'abbiamo visto muoversi bene sulla salita, e ha rischiato il tutto per tutto, ha tirato, ha preso anche più di tutti l'iniziativa, direi che più di questo non poteva fare. Sicuramente, vediamo Van Hooydonk che arriva in questo momento, poi c'è, ricordiamo, mentre c'è Mario Cipollini, e purtroppo i velocisti
ci si aspettava quest'anno l'arrivo di gruppo, ma Fondries ha fatto quello che doveva fare. Jalabert è rimasto a ruota, d'altronde lo abbiamo visto anche sulla Cipressa, aveva una marcia in più rispetto a tutti. Direi grande generosità da parte di Maurizio Fondries, molta malizia da parte del francese che lo ha lasciato lavorare, se l'è tenuto davanti e è partito al momento giusto. Beh, nonostante tutto devo dire che comunque Fondries è rimasto l'unico corridore a mantenere quello che aveva promesso. Tra i corridori italiani tu sai che c'è sempre questa mania di parlare tanto prima delle grandi corse, però poi non si rispetta mai in realtà quello che si dice. Fondries è l'unico, mi pare, in questa Sanremo che abbia dimostrato di avere un'ottima, una grande condizione. Sono contento perché è in buona ripresa e dopo tutti gli incidenti e tutte le peripezie che è passato, direi che non c'è male. E un altro secondo posto alla Sanremo da parte di Maurizio. Rivediamo la volata, un commento da parte di Franco Crivioli. Vedete proprio il gesto di Maurizio che allarga le braccia, come dire, più di così veramente non potevo fare. Ma io l'avevo detto prima, non avrei fatto il lavoro che ha fatto Fondries, perché in pratica l'ha portato all'arrivo, poteva vincere anche lui, ha fatto il maggior lavoro. Avrebbe dovuto rischiare di più, al limite anche aspettare quelli dietro, perché questi due erano i più forti in quel momento. Pesanini è veloce, ma questi due sono andati via con una facilità tale sulla salita che forse sarebbero stati in grado anche di battere in volata. Sì, ma sai, a questo punto l'abbiamo visto, lì i tre stavano rivenendo sotto e probabilmente lui non voleva farli rientrare partendo lungo, sapeva magari di essere battuto, però perlomeno dice: ho fatto questa fatica, almeno faccio il secondo posto. Io penso che abbia così no, certamente ha pensato così questo, però sì. Una corsa come la Sanremo o la si vince o la si perde, io avrei rischiato di vincere anche magari arrivando quinto poi, però tentavo il tutto per vincere, anche perché meritava veramente di vincere, è quello che ha fatto la differenza. E direi che è stato bravissimo Jalabert, che ha preso la ruota giusta, perché se non era sulla ruota di Fondries non sarebbe mai rientrato su di lui e sarebbe arrivato da solo Fondries. Infatti hai visto all'inizio del poggio, aveva già la ruota di Fondries, sapeva che era il corridore che poteva fare la differenza, poteva essere il corridore che partiva sul poggio. È stato bravo, capace, intelligente e, se vogliamo, come dici tu, ha sfruttato anche questa voglia di un corridore italiano. Ecco, stiamo vedendo Bugno, cosa ne pensate di questi scatti di Bugno nel finale, senza però mai una grandissima convinzione? Beh, lui è un corridore non da gruppo, per cui si trova mal partito in questo tipo di corsa, ha cercato di andare via, di fare la selezione, però certamente non è facile. Hanno fatto gli ultimi 70 km a quasi 60 di media, per cui è quasi impossibile scappare, a meno che si formi un gruppetto di 4 o 5 molto ben assortito e tutti con grande volontà di andare all'arrivo. Sì, beh, indubbiamente Bugno, lo si sapeva, è un corridore che non riesce a lottare in questo tipo di corse. L'abbiamo visto in ottima condizione al Giro del Mediterraneo, però secondo me troppo in grande condizione per un corridore che punta a certe corse. E comunque un bravo anche a lui, perché ha saputo movimentare il finale, si è messo in mostra, si è messo lì davanti, anche se poi un buon e un grande risultato non è venuto. In postazione con noi c'è Zanini, vediamo anche Maurizio Fondries in mezzo alla strada. Sentiamo Zanini, volto corrucciato per questo finale della Sanremo. Zanini, mi dispiace moltissimo per la squadra che ha lavorato molto oggi per me e niente, mi dispiace molto per la squadra. Il lavoro perfetto, tu terzo l'anno scorso, quarto e quest'anno terzo. Speriamo di migliorare ogni anno e niente, io poi hai forato, fatto... dobbiamo dire, grande sforzo da parte tua per rientrare dopo la foratura, sì, in quel momento che non l'abbiamo visto. Ho preso un buco prima del Berta e niente, ho passato il Berta, dopo Santa Romita mi ha dato la ruota e Berzin mi ha aiutato a rientrare sul gruppo perché si era rotto sul capo Berta e lì abbiamo dovuto fare uno sforzo abbastanza intenso. Poi c'è un grande lavoro di Bobrick anche nel finale. Sì, Bobrick e Volpi, anche lo stesso ancora Berzi, hanno lavorato moltissimo. Dire lo stesso Zanini anche, perché hai fatto un lavoro splendido. Ragazzi, sì, secondi e terzi, secondo Fondri e terzo tu, ma penso che veramente non vi potete recriminare nulla. No, cioè, è sempre un buon piazzamento in una corsa come la Sanremo, è un ottimo piazzamento. Dispiace perché condizione era buona e niente, io più di così non ce la facevo. Senti, il finale com'è stato?
Ma quando eravate finale... voi dietro a inseguire, vedevate lì davanti Fondries e Jalabert. Sì, questo i compagni di fuga negli ultimi chilometri si hanno collaborato tutti, però penso che si poteva fare di più. Se forse erano più convinti, avremmo potuto riprenderli e poi si poteva giocare tutto. Ti ringrazio Zanini, complimenti, come ho detto è molto corrucciato, avete sentito, dispiaciuto dalle parole che abbiamo sentito finora. Vi ricordo l'ordine d'arrivo di questa Milano-Sanremo, mentre tra poco spero di poter avere al microfono Maurizio Fondes, mentre vediamo la premiazione di Laurent Jalabert. C'è proprio Peppe Saronni che sta facendo segni a Fondes per raggiungersi. Abbiamo sentito Zanini, vi dicevo l'ordine d'arrivo mentre vediamo Laurent Jalabert, era il favorito numero uno di questa Milano-Sanremo, ha mantenuto fede ai pronostici, 6 ore 45 25, una media molto buona, 43 519. Laurent Jalabert vince la Milano-Sanremo, il 12° francese a conquistare il successo nella classicissima d'apertura della Coppa del Mondo. Al secondo posto un italiano, Fondriest, al terzo Zanini, quindi al quarto posto Rebellino, al quinto Bartoli, al sesto Fontanelli. Ci sono 5 italiani nei primi 6 posti, segue poi Konyshev al 7° posto, Chiappucci all'8°, Jesper Skibbi al 9° e quindi Baldato in 10ª posizione. Allora, abbiamo sentito le parole sconsolate di Zanini, sentiamo un'ultima analisi da parte di Cribiori e poi attendo istruzioni naturalmente dalla regia. Cribiori. Gran peccato, perché gli italiani hanno dominato veramente questa Sanremo e purtroppo vince uno solo, e questo è stato molto bravo. Era favorito, è stato bravissimo a partire a ruota, proprio ha fatto il poggio a ruota di Fondres, perché soltanto ci fosse stato un altro corridore in mezzo non sarebbe riuscito. E adesso mi dicono che proprio stiamo rimandando l'ultimo chilometro di questa Milano-Sanremo. Scusami Franco se ti ho interrotto. Sì, appunto, ha preso la ruota giusta, non ha sbagliato niente, poi ha fatto anche il furbo. Io l'ho detto prima e lo ripeto, al posto di Fondres avrei rischiato di perdere, però avrei aspettato gli altri, avrei obbligato Jalabert a tirare, lui avrebbe tirato quasi certamente, se non tirava faceva la volata lo stesso, però in condizioni pari, invece così è arrivato praticamente battuto. E dobbiamo dire che comunque Jalabert quest'oggi era veramente l'uomo con una marcia in più, l'abbiamo visto già sulla Cipressa, avevamo detto stava facendo le prove generali, e dobbiamo dire Maurizio ha fatto veramente il possibile, uno scatto molto bello per lui sul poggio, gli è rimasto attaccato questo Jalabert e lo abbiamo sempre visto mulinare con molta disinvoltura su rapporti molto molto lunghi, però ha dimostrato di saperli spingere sempre molto bene. Mentre vediamo Fondriest velocissimamente prima di lasciarlo, Maurizio, allora ho visto quel tuo gesto nel finale, hai allargato le braccia, come dire, più di così non potevo fare. No, in volata è partito lungo e anche con un rapporto molto duro, perché aveva l'11, incredibile, io avevo messo il 12, ho rimesso il 13 perché pensando di rimettermi a ruota, però non c'è stato niente da fare. Senti, quel finale con Jalabert che non tirava mai? Lui tirava poco, però niente, non so neanche cosa dire, perché ho provato il tutto per tutto a staccarlo, però io ho visto che ancora all'inizio del poggio ce l'avevo sempre la ruota, cercavo di lasciarmi andare e lui mi stava sempre la ruota. E poi ho visto 2 o 3 volte che cercavi di invitarlo a collaborare un po' di più, ma sì, non c'era nulla da cima fare. Io sono partito in cima al poggio per cercare di arrivare da solo, però Jalabert mi ha curato fin dall'inizio e non sono riuscito a staccarlo. Sì, sì. Comunque dobbiamo dire naturalmente un pizzico d'amarezza.